Yo, ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video, nuovo showcase, equipaggiamento platino di Final Form Frieza Yell. Purtroppo, come vi anticipavo, non sono riuscito in nessun modo possibile a sbloccare il terzo slot rosso che sì, ci eleverebbe di un bel po' il personaggio tramite card draw speed principalmente, recupero HP e danni extra sia sulle strike che sulle blast, ma ci accontenteremo di tutto il resto che schifo non fa. Quindi, team, dove andremo a giocarlo? Ero lì, raga, ma sono tornato indietro. Dicevamo, team, dove andremo a giocarlo? Esattamente questo. Equipaggiamenti tutti quanti a vista. Vi porterò sicuramente un altro showcase appena riuscirò a sbloccare, dopo non so quante centinaia di gommini, il terzo slot rosso. Ma per il momento, raga, andiamo così. Tra l'altro, lui è in TRS, quindi beccherà un 8% di danno inflitto extra, perché Zenkai, purtroppo, tra virgolette, perché altrimenti farebbe veramente pietà, e in più becca un 5% se non sbaglio per episode della stessa saga. In questo caso abbiamo appunto Frieza Revive. Raga, vi invito come sempre a lasciare un like, a lasciare un commento, a iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Detto ciò, vamonos. Primo match di season, Vegitore da 14 stelle. Deve provare com'è, raga, quanto pare. Non l'ha mai provato in vita sua. Va bene, switchiamo su Frieza blu. Incassiamoci sta combo. Mamma mia come tanca. Lui è in tier featured, raga. Lui è in tier featured e questo è molto bene. Vi porterò anche uno showcase completamente dedicato a lui. Ok, tanchiamo, ma lui non ha limite praticamente. Pieno di verdi, pieno di tutto. Riesce anche a droppare così da un momento all'altro. Ah, che bello. Allora andiamo di strike. Ok, let's go. Posso recuperare il vanish? Thank you. Vamonos! Facciamolo, che altrimenti entra Vegito. Così dritto per dritto, quindi meglio andare diretti. Ok. Attenzione, riesce a evitare comunque. So nice, so good. Allora, lo so, doveva essere uno showcase di Frieza, ma partiamo belli solidi già dal round 1 qua. Fuck no. Sei rimasto in vita. Ok, big rischio. Mi serve quello slot rosso. Bro. Ok, temevo proprio un suo ingresso.
Vabbè, andiamo avanti, raga. Non avete visto un granché di Frieza, me ne rendo conto, ma era un attimino ardua la situazione. Prossimo. Oh, un bel Team Saiyan da primo giorno di season. Vamonos. Ok. È immune, eh? Sì, purtroppo. Mea culpa. Bella per Frieza, raga. E meno uno. Ok, Brodok. Stai molto tranquillo. Ma com'è possibile, raga? Quando ti sei caricato un Rush? Ma io lascio lui tutta la vita. Ma quando ti sei caricato un Rush? Com'è possibile? Va bene. Va bene. Mr. Rising Rush. Bel wait. Bella blast. Ok, entra Bardock. Direi che buttiamo lui. Posso? Bene, grazie per avermi fatto fuori quelle blast che mi facevano alquanto schifo. Nice, tu conti come Saiyan, quindi pigliatela tutta. Va bene. Bel timing anche qua. Vediamo come se la incassa. Lila, il terzo slot rosso non c'entra niente, quindi... Bueno, bueno. Ok, non ha limiti. Metti che mi lascia un'altra volta. Karuchi danni anche di Blast. Ok. Pam. E pam. Gustoso, raga, gustoso. Serve il terzo slot rosso, chiaramente. Aggiunge cose troppo troppo forti. Però già così bene. GG prossimo. Team Future più Gogetone. Ok. Allora, facciamo così, facciamo così e facciamoci togliere tutto il ki praticamente. Anzi, prolunghiamo fino a una certa, perché entra Gogeta. Ok. No, tardi. Tardi, in ogni caso non steppa. Quindi incassiamoci qualche colpo. Sì, decisamente. Teniamo il buon Frieza Revival. Sarà vicino al Rising Rush, probabilmente. Vabbè, buttiamo lui. Distruggiamogli un po' di sfere, qualcosa. Sì. Sì, my bro. Finito? Già finito? Nice. Può essere kill. Sì. Ok. Rischioso buttarselo così. Va bene, incassiamo questa blu. Non vedo problems. Spariamola. Ok.
Ok, col Clash 9-4-2, let's go! Devi switchare. Spariamogli l'ultimate, raga. Il nostro rush, aspettiamo a caricarlo, non ci serve. Va bene. Posso? Molto bene. Cos'è che mi succede qua? Niente, robe USB. Perdonatemi per le interferenze audio. Abbastanza crazy questo ingresso, my bro. Gogeta schiacciato tra due rocce. GG, prossimo. Ultimo match, team Saiyan Future più Freeza Revival. Spicy come scelta. Ti conviene switchare? No, per te ok? Va bene. Anche per me lo è, frate. Ok, ho miscliccato il Freeza giallo. Avrei voluto far entrare lui. Vabbè, facciamolo entrare ora. Se butta Vegito, butto Freeza Revival. Ok. Vamonos. E hai deciso così. Molto bene. Vabbè, facciamo ancora un match, raga. Future 15, 14, 18 stelle più Ultra Kid Buu a 1 plus. Non potevo chiudere il match prima io, raga. Buono. Andiamo anche ad SM. Facciamo dei danni a questo Toransu. Il mio Vanish. Nani. Certamente. Switchiamo sul nostro bellissimo Freeza Yell. Ok, switchiamo sul nostro bellissimo Freeza Blu. Tanca, tanca mia roccia. Quanto tanca, raga. È tancosissimo. Allora, facciamogli fuori. No good. Fermati, grazie. No, 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 no. Han fame. Bluizziamo? Niente Kiddo? Belle le 14 stelle. Ma non ti basteranno. O forse sì, invece. Tu sei Vegito 14 stelle, insomma. La tua skill risiede in lui. Va bene. Ottima giocata questo rush.
Certo. Facciamolo. Va bene. Cioè non ha anti-endurance ovviamente, ma non penso nemmeno arrivi a farlo fuori. Tanca, tanca tutto, mia roccia. Ok. Adesso arriva il cover sulle strike. Ok. Va bene, Frieza torna più forte che mai. Raga, ci sta mettendo in infinità a farmi fuori sti due personaggi. Facciamogli fuori anche le carte a sto punto. Ah, Cardro Speed in meno, ecco. Ci mancava anche quello. Team Fair. Che match sta uscendo? No, pure! Pure, raga! Mi fai una legendary finish? No dai, non serve, non serve. Quattro timer count dalla fine. Ma bro, ma ti rendi conto che team c'ha in mano? Che team c'ha in mano? Chiudiamo qua lo showcase, parliamo del platino. Raga, parliamo del platino di Frieza. Sicuramente con il terzo slot rosso, con quel Cardro Speed 2x che cambia il personaggio da così a così praticamente. Danni extra, recupero del 50% degli HP semplicemente attivando la main ability, il personaggio ne guadagna in modo spropositato. Ora come ora comunque è un buon equip perché gli aggiunge un sacco di statistiche base più un po' di danni puri e anche qualcosina sulle difese, blast defense. Però raga, quella mancanza lì, il terzo slot, devo rerollarlo assolutamente, perché ora come ora il personaggio si è tornato utilizzabile, ma nulla a che vedere con quello che ho visto in altri showcase, dove iniziava a macinare veramente combo belle sostanziose, faceva un botto di danni. Quindi showcase rimandato per il momento, però già così raga ha messo un sacco di pressione, ha messo un sacco in difficoltà dei team che teoricamente dovevano mangiarselo ad occhi chiusi. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Un bacione a tutti, a presto.